ci immergiamo nel Mar Mediterraneo, si apre a noi un affascinante mondo sottomarino, popolato da un'infinita varietà di esseri viventi. Nuotano attivamente nella grande distesa del mare, mentre le specie del benthos le osserviamo spostarsi in prossimità del fondale o saldamente ancorate ad esso. Ma la maggioranza degli organismi che popolano l'ecosistema marino è per lo più invisibile ai nostri occhi. Eppure, in questa categoria ecologica, è rappresentata la quasi totalità delle specie animali e vegetali che vivono nel nostro mare. È il plancton. Il plancton comprende tutti gli organismi fluttuanti, per lo più microscopici, che vengono trasportati passivamente dalle masse d'acqua. Alcune specie compiono piccoli spostamenti autonomi, contraendo la muscolatura o avvalendosi di appendici mobili come ciglia e flagelli. Ma la forza delle correnti, delle onde e delle maree prevale sempre sui loro piccoli sforzi, rimanendo la vera responsabile della loro distribuzione in mare. La concentrazione del plancton varia durante l'arco dell'anno, influenzata da fattori ambientali e climatici, e le rigide tempeste invernali si riveleranno di grande importanza per questi organismi. Le forti correnti e le onde hanno rimescolato l'acqua e il fondo. Le piogge hanno contribuito al trasporto di altri nutrienti dalle terre emerse e una miriade di microscopiche alghe unicellulari sono le prime ad approfittare di questa ricchezza. È il fitoplancton, il plancton vegetale, capace di sostentarsi in modo autonomo, assorbendo le sostanze inorganiche disciolte e sfruttando l'energia solare nel processo della fotosintesi, costituendo così il primo fondamentale anello della catena alimentare marina. I consumatori primari che traggono nutrimento dalle microalghe sono i rappresentanti più piccoli dello zooplancton, al quale appartiene un numero indefinito di organismi del regno animale, dagli aspetti più vari e stravaganti. La catena alimentare procederà coinvolgendo animali dalle dimensioni sempre maggiori, dal plancton carnivoro fino ad arrivare ai consumatori finali, i grandi predatori del mare. L'incredibile energia nutritiva di questi piccoli organismi è comunque tale da permettere anche ad alcune tra le più imponenti creature marine di nutrirsene direttamente, soddisfacendo del tutto il proprio fabbisogno alimentare. Non tutti gli organismi planctonici sono di misura microscopica. Il macroplancton è rappresentato dalle specie più grandi, di dimensioni tali da permetterci di distinguerle ad occhio nudo, alcune delle quali comunemente note. Eleganti creature dalle molteplici forme e splendidi colori, le meduse appartengono a quella categoria di organismi affascinanti, ma al contempo temuti.
All'interno dei loro tentacoli si trovano migliaia di cellule urticanti, in ognuna delle quali è contenuto un filamento cavo e forato all'apice. Il contatto con un corpo estraneo determina una fulminea estroflessione dei filamenti che perforano la cute della malcapitata preda, iniettandole alcune tossine in grado di immobilizzarla. Queste microiniezioni di veleno possono procurare fastidiosi bruciori anche agli esseri umani. Ma le specie di meduse più comuni nel nostro mare non risultano particolarmente insidiose per l'uomo, con qualche eccezione. La medusa luminosa, capace di produrre luminescenza, possiede un potere urticante piuttosto elevato e, a differenza delle sue simili, è ricoperta da cnidociti anche sulla parte superiore dell'ombrella. Eppure, anche queste creature, apparentemente inattaccabili, non sono esentate dalle inesorabili leggi della natura. Il fenomeno della bioluminescenza è abbastanza diffuso tra gli organismi planctonici che spesso, durante le ore notturne, regalano al mare un inaspettato luccichio. Ma il plancton è altro ancora. La quasi totalità degli individui marini rilascia le proprie cellule riproduttive libere nell'acqua e in diversi periodi dell'anno. Milioni di gameti di pesci e invertebrati, piante ed alghe si ritrovano alla deriva, in balia delle correnti. Degli organismi oloplanctonici che appartengono al plancton per tutta la loro esistenza, gli organismi del meroplancton ne fanno parte per un periodo limitato, andando incontro durante la crescita allo straordinario fenomeno della metamorfosi. Al termine di questo sorprendente percorso di trasformazione, l'individuo adulto differirà molto dai suoi primi stadi di vita e ci ritroveremo ad ammirarlo nuotare attivamente nella grande distesa del mare, o ad osservarlo spostarsi in prossimità del fondale, o saldamente ancorato ad esso. L'enorme importanza che il plancton ricopre per tutto l'ecosistema marino induce molti scienziati ad impegnarsi in specifiche attività di campionamento in diverse aree del Mediterraneo. Accurate analisi dei campioni raccolti permetteranno di acquisire numerose informazioni di estrema importanza per lo sviluppo della ricerca scientifica in questo settore.